Giulia Salemi in crisi nera con Pierpaolo, la reazione di lui e di Soleil. Giulia Salemi e la sua confessione shock in diretta. Ecco come ha reagito il suo compagno. Ieri sera durante la puntata in diretta del Grande Fratello VIP, la popolare opinionista ha lasciato tutti davvero senza parole con un annuncio shock. Difatti quest'ultima, dopo tante chiacchiere inerenti ad una presunta crisi con Pierpaolo Pretelli, ha rivelato che purtroppo è tutto vero. In questa occasione il ragazzo non ha fatto una sola smorfia, un gesto qualsiasi né ha commentato in nessun modo, non facendo quindi trapelare alcun tipo di emozione. Pierpaolo Pretelli e la sua compagna sono ai ferri corti, la strana reazione dell'influencer. In diretta al GF VIP Party, impegnata a seguire l'annuncio shock di Giulia Salemi, ad inizio puntata del Grande Fratello VIP c'era anche Soleil Sorge. E quest'ultima una reazione nel momento in cui Giulia è venuta allo scoperto asserendo di essere in crisi con il compagno l'ha avuta. Difatti l'ex GFina è scoppiata improvvisamente a ridere, creando non poche polemiche. Sono stati tanti i prelemi, i fan della coppia, ad averle puntato il dito contro sui social perché ha dimostrato poca sensibilità nei confronti della collega. Soleil Sorge nel mirino dei fan della coppia spiega: stendiamo un velo pietoso. La popolare influencer, dopo essere stata trascinata in questa polemica, si è sentita in dovere di chiarire la sua posizione in merito a questa sua risata nel momento in cui ieri sera durante la puntata del Grande Fratello VIP Giulia Salemi ha annunciato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli. Cosa ha detto? Ha risposto al profilo di bici.it, che ha postato il suddetto video su Twitter in cui è stata sorpresa a ridere, asserendosi essere sta semplicemente fraintesa. Ridevo per la battuta sui piatti genio. Stendiamo un velo pietoso. Successivamente Soleil ha puntato il dito contro tutti coloro che l'hanno presa di mira in queste ultime ore, non facendo mistero che alimentando l'odio non renderà nessuno migliore di altri, anzi, PS. Incitare odio non vi renderà meno SF asterisco asterisco ati. E con queste parole è stata messa la parola fine anche a questa querelle, almeno si spera. Intanto si segnala che stasera Giulia e Pierpaolo dovrebbero rivedersi in occasione di un evento. E chissà che non riescano a gettare alle spalle le divergenze. Ovviamente i fan lo sperano ardentemente.